Ciao a tutti, ciao, Ci sono stati un po' di problemi tecnici questa sera a Radio Galileo. Tenete conto che prima per il temporale è saltata la corrente, quindi abbiamo dovuto riavviare tutto, ma non ve ne può fregare di meno. Noi dobbiamo parlare dei Fightcast. Vai, tranquillissimo. Allora, ragazzi, introducetevi la vostra band facendo un rapido, come dire, una rapida biografia. Certo. Allora, qui che stanno parlando siamo Franz, il bassista, e Filo, il cantante. I Fightcast nascono 12 anni fa, nel 2002, da un'idea di 5 ragazzi, tutti di Cesena, siamo tutti di Cesena, nati e vissuti qui, con l'unica passione comune che è quella appunto della musica metal. Decidiamo 2 anni dopo di andare in studio a registrare un piccolo EP con 4 pezzi, e via via i concerti arrivavano, e, non dico popolarità, però all'interno di Cesena, che comunque è una città medio piccola, iniziavamo a farci conoscere. Dopo 4 anni, nel 2008, abbiamo deciso di registrare il nostro primo album, che si chiama Breeding and Divinity, allo studio 73 da Riccardo Pasini, che salutiamo. Ciao, ha avuto l'occasione per salutarlo. Fino a quest'inverno, dove abbiamo registrato e siamo usciti con l'ultimo nostro lavoro, che si chiama Sianisian, sotto la To React Record, che salutiamo anch'essa. Io ero curioso di conoscere l'origine dei Fightcast, proprio del vostro moniker. Ma guarda, prima di tutto ciao a tutti di nuovo, sono Filo, e Fightcast nasce come un'idea comune di lottare contro appunto i luoghi comuni e cercare di scrivere pezzi che avevano un senso più soggettivo, più per noi, e comunque sicuramente come un qualcosa di contro i luoghi comuni, contro quello che quotidianamente, insomma, ognuno di noi ha a che fare, i problemi, eccetera. E di conseguenza il nome più così indicativo era qualcosa che coinvolgesse una specie di scena in cui si lotta, una situazione in cui si lotta, e Fightcast è nato in questo senso. Era un minimo comune denominatore, insomma, tra quelle che erano le nostre intenzioni, e soprattutto per quanto riguarda le liriche. Ho capito. Ma ero molto curioso perché, sapete, poi alla fine spesso dietro il moniker di una band si nasconde già tanto. Sentite, parliamo un po' dell'ultimo disco. Sì, allora, l'ultimo disco è stato, non dico un parto, ma forse qualcosa di più, perché per vari motivi legati ai nostri impegni personali, quindi lavoro, famiglia, eccetera, abbiamo speso tantissimo tempo in studio per cercare di realizzare al meglio. Secondo noi e secondo, diciamo, molti ascoltatori, molte recensioni, siamo molto maturati rispetto al penultimo, cercando appunto lo stile perfetto per i podcast. Ci siamo evoluti, siamo diventati ovviamente più grandi, tra virgolette, a livello musicale, e introducendo appunto all'interno di questo disco delle cose mai viste prima, sia per Fightcast, sia per Zona, sia quasi per la nazione intera. Abbiamo introdotto anche per la prima volta una cover, a quale siamo molto legati, di Give the Grey, di Fade No More, una bella cover anni 90. E niente, abbiamo trovato i ragazzi di To React Record, i quali si sono dimostrati veramente professionali, molto gentili e umani, che hanno deciso di produrci questo full length, questo album. La copertina stessa racconta l'essenza del disco, che appunto si chiama Sianisian, proprio perché vuole raccontare la nostra forza, la nostra coesione di 5 ragazzi unitici 12 anni fa e tuttora con la stessa formazione. Siamo una delle pochissime band, forse si contano sulle dita di una mano in Italia, che ha rimasto la formazione per 12 anni a questa parte, ecco.
Ho capito. Al termine dell'intervista ascolteremo anche un vostro brano, ma prima dell'ascolto del brano, vuoi provare a descrivere il suono dei Fightcast ai nostri ascoltatori che magari non vi conoscono? Dunque, una premessa è che ogni singolo componente dei Fightcast, ovviamente essendo anche non coetanei, perché coetanei comunque è cresciuto con generi diversi, è passato magari da un genere più spinto a qualcosa di più invece tecnico, comunque più pulito, ecco. Insomma, ci distinguiamo molto in questo senso, ma ci siamo ritrovati fin dall'inizio del progetto, sotto comunque un gusto comune, che era quello dello Zedic, comunque del death metal melodico, comunque sia, se posso fare qualche nome, un qualche riferimento a Diante, a In Flames, Soilwork, e via dicendo su questa branca, insomma. E ci siamo ritrovati molto con questo genere, ci siamo da subito trovati bene nel metterlo in atto, in sala prove, e penso sia maturato poi un progetto mentale da parte di tutti quanti, ovviamente entro le sponde di questo genere. Anche se la Quindi, band... Dimmi. no, per concludere, insomma, ti chiedo scusa, anche il nostro ultimo disco, sia Median, arriva ad essere sicuramente in maniera più appropriata rispetto alle nostre intenzioni, in maniera più, insomma, che riflette maggiormente le nostre intenzioni, e siamo riusciti in questo, speriamo di essere riusciti il più possibile in questo intento, cioè essere arrivati a quello che volevamo esprimere con questo disco, insomma. Come vi state muovendo per promuovere il disco? Parlo sia sotto tutti i punti di vista, anche i live. Allora, Fightcast, diciamo che è una realtà che è nata, è tutta, si sta sviluppando, sta crescendo, tutta, diciamo, autoprodotta a livello di live, nel senso che non ha mai avuto un booking agency, se non qualche aiuto del nostro grandissimo amico Libero Cola, che appunto salutiamo anche lui, che è il gestore di uno dei più grandi live club d'Italia, che si chiama Vidia Club, dove noi appunto siamo cresciuti e abbiamo fatto i nostri primi live. Il famoso Vidia di Poi il Cesena. video di Cesena, esatto, il Vidia Club, che ha ospitato artisti enormi come Ben Harper, Jeff Buckley, Foo Fighters, una cosa indescrivibile. Fightcast ha sempre avuto la fortuna di andare a suonare e di conseguenza trovare la stessa sera del live a catena una o due location successive dove andare a suonare. Quindi diciamo che la nostra forza non è mai stata una booking agency, ma proprio il nostro stare sul palco. Noi puntiamo tantissimo a questo, oltre chiaramente a cercare di fare i pezzi il meglio possibile, cerchiamo di rimanere nella memoria e nei ricordi dello spettatore, non solo per quanto riguarda l'acustica, ma anche per l'impatto visivo. Questa cosa qui ci è sempre riuscita bene, fortunatamente, sia perché siamo stati fortunati, sia perché spendiamo tantissime ore in sala prove, sia perché abbiamo comunque un'attitudine tutte e cinque per la musica metal che ci viene quasi da dentro, ci viene quasi naturale. I Fightcast oggi hanno totalizzato più di 200 live in tutta Europa, col disco vecchio, col disco nuovo stiamo suonando, tra l'altro tra 2 settimane suoneremo qui da noi a Cesena, tantissimi concerti, open act, grandissimi artisti come appunto i The Hunter, come diceva il mio collega Filo, i Caliban, gli Androth, i Dillinger, esatto, tantissimi altri. Non nascondo che abbiamo fatto anche serate da headliner in territori a noi completamente sconosciuti, come delle tournée in Polonia, dei live in Austria, dove siamo stati appunto 3 settimane fa con Dispara Ignite. Siamo sempre stati fortunati in questo, quindi la promozione diciamo che è sempre arrivata da sé, senza cercare troppo. Sentite, domanda tra il serio ed il faceto, visto che avete suonato più di 200 show in giro per l'Europa, ma quella figura mitologica che un po' tutte le band inseguono, le groupie, esistono?
scusami, gli? Le gruppi. Ah, le gruppi. Beh, ci sono sicuramente aneddoti molto molto piacevoli, molto molto divertenti a riguardo, ci sarebbero, però siccome insomma, per la privacy non possiamo dire niente di nome da più a conto tuo. Il buon costume ti sta colpiato sul collo. Comunque no, sì, la figura diciamo che esiste e spesso è ben, anzi è sempre ben accetta e spesso è lì che ne vuole, e quindi chi può, chi lo può fare, chi può farlo lo faccia alla grande. Questo è ovviamente l'annuncio. ho capito che questa intervista verrà ascoltata anche dalle vostre ragazze ufficiali. Ma chi lo sa, però è sempre meglio stare sul chi va l'ancio, no? Ragazzi, anche perché così dura molto di più la recita. Scherzi a parte, ragazzi, io mi diverto ogni tanto alle band che suonano di più a fare questa domanda per sentire quello che mi rispondono. Però degli show che avete suonato, qual è stato quello che vi è rimasto più, diciamo, nella memoria? Beh, sicuramente te ne posso elencare due, uno italiano e uno estero. Sicuramente quello italiano è stato nel 2010, quando abbiamo suonato la sera di Halloween a Novara, dal nostro grande amico Ale Regis, quando eravamo in tour con la band statunitense Demon Hunter, ci capitò anche questo, facemmo tre date, una che toccò Cesena, la nostra città, una che toccò Mantova e una che toccò appunto Novara, dove suonammo al Rock and Roll Arena, che è un altro grandissimo live club del nostro amico Ale, che salutiamo anche. Quella sera lì fu fantastica perché abbiamo appunto familiarizzato in maniera incredibile con una band professionista nel settore che scala le classifiche americane, mangiando in testa a gente come Britney Spears o Beyoncé, come i Demon Hunter. Faccio una parentesi, una gruppi lì è stata fuori e presto sta benissimo. Esatto, fino magari fino a dire. Oh mio Dio, si è capito pochissimo, vi chiedo scusa. No, nel senso che proprio quella sera il nostro bassista, nonché il più presente, si è dato a fare con una gruppi, era per intenderci, è un riferimento al discorso di prima. Ah, ecco. Diciamo che ha fatto il maiale. Vabbè, dai, ci sta tutto. Non si può. Non... Ah, adesso riprendo il discorso io, dando un cistetto a tiro. L'altro live, sicuramente, che ci è rimasto più impresso è stato in Bologna nel 2011, nell'estate del 2011, dove abbiamo fatto appunto una tournée per promuovere il nostro penultimo album, dove abbiamo calcato dei palchi con un numero di spettatori che neanche in Italia c'è mai successo, molto sfegatati e veramente attaccati alla band, quindi ti trovavi gente seppur a 2000 km da casa che sapeva i tuoi testi a memoria, che partecipava in maniera attiva fisica al concerto e al post concerto. È stato veramente fantastico, quindi ti direi Novara con i Demon Hunter e Polonia. Molto molto interessante. Il tempo a nostra disposizione sta per terminare, però vi volevo fare una domanda: cosa vi aspettate dal prossimo disco e cosa vedete nel futuro dei Fightcast? Beh, per ora posso dirti quello che speriamo. Insomma, nel nostro futuro innanzitutto suonare il più possibile, quindi che ci venga data l'opportunità sia appunto di trovare che partecipare, ecco, a cose, a situazioni, speriamo, buone, insomma, come organizzazione, come palco, come tutto. Questo non è un periodo facile per questo genere di livello nella scena italiana, per questo tipo di livello, e me ne rendo conto, ma mi auguro che queste situazioni positive non mancheranno, noi andremo cercandole, spero che qualcuno ce ne darà anche incontro, con un po' di fortuna. Ma spero anche vivamente che quello stesso gruppo di 5 persone che 12 anni fa, incontrandosi, ha iniziato
un progetto, che questo progetto beh, vada avanti per lungo possibile con le medesime persone, con i medesimi intenti e con la medesima rabbia che c'è, e quindi l'importante è metterci rabbia, e nel mio futuro voglio vedere quella con i miei compagni. Questo è quello che è il mio auspicio, insomma. Ed io, come rappresentante unico questa sera di Metal Wave, non posso fare altro che augurarvelo. Vi lascio un Grazie. Minuto di gloria dove potete lasciare, che ne so, i vostri contatti, dite quello che vi pare. Ok, grazie mille a tutti per grazie. Aver ascoltato questa intervista, una delle poche che ci è capitata, un'intervista telefonica, devo dire davvero curiosa, interessante, divertente. Noi ci battiamo tutti i giorni contro, appunto, come diceva Filo, il mio collega qui presente, contro questa realtà del live italiano. È un brutto periodaccio, però ragazzi non mollate, perché il famosissimo pay to play, pagare per suonare, deve assolutamente scomparire. La musica deve essere ripagata, non sempre per forza con in termini di denaro, ma in termini di soddisfazioni. Noi abbiamo avuto forse la fortuna, la sfortuna, non lo so, di avere tantissime soddisfazioni a livello di questo, spesso e volentieri tirandoci molti soldi fuori di tasca nostra. Però ragazzi non mollate, noi vi salutiamo, siamo i Fightcast, potete trovarci all'indirizzo www.fightcast.it, ovviamente su Facebook, e se capitate dalle parti della Germania, il 19 settembre suoneremo a ingresso gratuito, totalmente gratuito, all'Ex Mazzella di Siena, quindi si gioca in casa. Grazie mille. Grazie. Allora ragazzi, io vi comunico che nonostante lo streaming non funzioni, quindi purtroppo non riusciamo a superare, diciamo, i limiti geografici della nostra radio questa sera, però l'intervista è stata registrata e nei prossimi giorni la troverete sotto forma di video nel canale YouTube di Metal Wave, quindi se volete poi rilanciarla nei vostri social eccetera, ci farà molto piacere. Vi ricordo poi che per qualsiasi novità della band, segnalazione di concerti, news e quant'altro, su metalwave.it diamo sempre spazio a tutti. Perfetto. Io ragazzi vi auguro davvero un grandissimo in bocca al lupo, siete stati simpaticissimi e ci risentiamo più avanti magari. Grazie mille e lunga vita Metal Wave. Lunga vita Metal Wave. Grazie ancora ragazzi. Grazie a voi della vostra simpatia, in bocca al lupo, ciao. Ciao. E questi erano i Mercy, scusate, i Fightcast. Noi ci andiamo ad ascoltare il loro brano Mercy Columns. Pushing you down to a place that is so deep.